spegnere il conflitto tra politica e giustizia, lo chiede il capo dello Stato in un discorso alla LUISS. Il presidente Napolitano insiste sul reciproco rispetto tra poteri dello Stato. Basta con gli insulti ai magistrati, ma questi ultimi siano equilibrati, abbiano un'attitudine meno difensiva rispetto alle riforme di cui la giustizia ha bisogno da tempo, li esorta Napolitano. Berlusconi per ora difende le larghe intese a condizione che il Premier mantenga i patti, soprattutto sui temi fiscali. IVA in testa. Non mi farò logorare, ribadisce Letta, rivolgendosi al PDL ma anche al PD. I democratici oggi affrontano l'assemblea che deve fare i conti con i pressing dei renziani sulle regole e sulla data del congresso. Allarme dei comuni per il mancato gettito dell'IMU. Il presidente dell'ANCI Fassino avverte: se entro domenica non saranno trasferiti ai comuni 2,4 miliardi per la copertura, molti non saranno in grado di pagare gli stipendi di settembre. Il governo rassicura, i pagamenti arriveranno la prossima settimana. Intanto Letta conferma: il deficit è peggio del previsto e viaggia al 3,1%, ma entro fine anno rispetteremo i paletti europei e aggiunge: l'instabilità politica pesa sui conti. Papa Francesco continua sulla strada delle riforme, la più importante è quella dell'atteggiamento della Chiesa nei confronti dei gay, dei divorziati e delle donne che hanno abortito. Non dobbiamo essere ossessionati dai preconcetti, ma annunciare il Vangelo e scaldare il cuore delle persone, ha detto Bergoglio in una storica intervista a Civiltà Cattolica. La sua azienda aveva un fatturato da 82 milioni di euro, ma non aveva mai versato imposte all'erario o contributi all'INPS. Per questo un imprenditore di Monza è stato arrestato con l'accusa di frode fiscale. La finanza ha anche sequestrato terreni, conti correnti e ville lussuose in Brianza e in Sardegna. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7, sono giorni da qualunque punto di vista lo si guardi di grande difficoltà per il governo delle larghe intese, lo sappiamo, mercoledì è arrivato il primo voto in giunta sulla decadenza di Silvio Berlusconi, ma anche quel video con accuse pesanti ai magistrati e allo stesso alleato di governo il PD, adesso lo scontro e la minaccia di staccare la spina si sposta sui temi di politica e fiscale, in questo senso va letto l'intervento questa mattina del Presidente della Repubblica Napolitano, che ancora una volta si è soffermato sui bisogni del Paese, sulle necessità e gli interessi del Paese, che non può costantemente essere sotto lo scacco dello scontro tra politica e magistratura. Cominciamo da qui. Mai occasione fu più significativa. Il capo dello Stato questa mattina ha partecipato ad un convegno in memoria di Loris D'Ambrosio, magistrato, consigliere giuridico e soprattutto amico fidato di Giorgio Napolitano, scomparso lo scorso luglio, vittima di quello che il capo dello Stato ha definito un gioco politico-mediatico, dopo che era finito al centro delle polemiche per le telefonate intercettate nel caso relativo alla trattativa Stato-mafia. Ed è da questa sede della LUISS a Roma che Napolitano coglie l'occasione per parlare ancora una volta a tutte le parti, la politica, ma anche i magistrati. Politica e giustizia, un conflitto mai sopito e rinfocolato dalle ultime vicende che riguardano Berlusconi. Nessun riferimento diretto, come sempre, ma dal Presidente sono arrivate parole chiare. Il rispetto reciproco tra i poteri dello Stato deve essere la strada maestra. Anche la considerazione della peculiarità di questa funzione e l'inequivoco rispetto per la magistratura che ne è investita sono invece stati e sono spesso travolti nella spirale di contrapposizioni tra politica e giustizia che da troppi anni imperversa nel nostro Paese. La parola d'ordine è spegnere il conflitto per Napolitano. Non c'è nulla di più impegnativo e delicato che amministrare la giustizia, garantire il controllo della legalità. Se da una parte la politica deve smetterla con gli attacchi e gli insulti indirizzati alla magistratura, i giudici da parte loro devono dimostrare equilibrio. Ne dovrebbe scaturire anche tra i magistrati un'attitudine meno difensiva e più propositiva rispetto al discorso sulle riforme, di cui la giustizia ha indubbio bisogno da tempo e che sono pienamente collocabili nel quadro dei principi della Costituzione repubblicana. Parla Napolitano di rispetto della magistratura, naturalmente si riferisce alle ultime posizioni, all'ultimo attacco, l'ennesimo durissimo parte di Silvio Berlusconi, il suo diktat, quello del Cavaliere nei confronti dei suoi ministri compresi, è ormai chiaro, non si stacca la spina dell'esecutivo in una fase così delicata, però è un esecutivo che deve mantenere gli impegni, se no la minaccia si sposta su quel terreno, a cominciare proprio da quelli di natura fiscale.
Messo in soffitta il PDL, Berlusconi prosegue la sua battaglia politica con la resuscitata Forza Italia, dalla cui sede nuova di Zecca, inaugurata ieri pomeriggio, ha lanciato un nuovo avvertimento al governo, questa volta dai toni più concilianti rispetto al videomessaggio di due giorni fa. Merito forse della dura presa di posizione del premier Letta, che in mattinata si era detto pronto a reagire a muso duro contro chiunque metterà i bastoni fra le ruote del governo, al quale il cavaliere, almeno per ora, assicura sostegno. Una crisi di governo in questo momento sarebbe irresponsabile e destabilizzante, spiega il cavaliere, che però in cambio chiede all'esecutivo di mantenere gli impegni presi, cioè l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, la riforma di Equitalia e il non aumento dell'IVA, primo e vero banco di prova per la tenuta di governo. Argomento questo sul quale oggi Renato Brunetta è tranchant. Non accetto il diktat di Saccomanni. Se aumenta l'IVA ad ottobre non c'è più il governo. Siamo consapevoli che le cose non sono facili, ma c'è la necessità in un governo di coalizione di cercare insieme soluzioni, avverte il capogruppo del PDL alla Camera, che torna anche sul tema caldissimo della giustizia. Dopo il botta e risposta a distanza fra il premier e Berlusconi, non c'è nessuna persecuzione e l'autonomia della magistratura va tutelata, ha detto ieri Letta a proposito della condanna del cavaliere. È ipocrita chi dice che la legge è uguale per tutti, perché non è così, la replica di Berlusconi. Oggi Brunetta, in una lettera aperta al premier, lo invita ad essere prudente. Queste parole perentorie si scontrano con la realtà e il buonsenso. Sono anzi proprio false, se permetti, scrive il capogruppo PDL a Letta, consigliandogli la lettura di un libro dove i dati oggettivi fanno emergere come la malagiustizia italiana incida pesantemente sulla qualità della democrazia in Italia. È ufficiale, è un dato di scienza, conclude Brunetta. La magistratura italiana è politicizzata. Dille di smettere, presidente Letta. Letta, che non ha nella sua agenda politica di oggi l'appuntamento con l'Assemblea nazionale del suo partito, il PD, più volte il Presidente del Consiglio ha detto di volersi mostrare neutrale, non entrare in quelle lunghe e faticose schermaglie in vista della corsa congressuale. Un partito che arriva a questo appuntamento senza un accordo sulla data, con molte questioni da definire, anche la data dei congressi regionali e poi tutto quello che riguarda le primarie, regole e modalità e date. Poche ore dall'apertura dell'Assemblea del Partito Democratico, non c'è tempistica dei congressi regionali, anche quello relativo alla data delle primarie. Intanto il Presidente del Consiglio Enrico Letta ha indicato già la sua linea. Non parteciperà all'Assemblea nel rispetto di un ruolo, quello di Premier, che lo vuole al di sopra delle parti e non parteggerà pertanto per nessuno dei candidati alla guida del partito. Con una lettera all'Unità, Enrico Letta non rinuncia comunque a dire la sua e a mettere nero su bianco che serve un segretario che unisca il partito e aiuti il governo. Al segretario che verrà, Enrico Letta indica anche i nodi da sciogliere, quelli che non hanno permesso al PD di vincere le elezioni di febbraio scorso e che hanno fatto implodere il partito in Parlamento nell'occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica. Nodi che stanno lì, scrive Letta, ad indicarci che c'è ancora molta strada da fare. Dopo il nulla di fatto di mercoledì scorso e dopo che anche ieri è stata convocata e poi sconvocata la commissione incaricata di scrivere le regole in attesa che i contatti tra i sostenitori di Matteo Renzi e quelli di Gianni Cuperlo, fresco del consenso di Marini, portino alla individuazione di punti di intesa. Intanto Fabrizio Barca, Goffredo Bettini, Felice Casson, Pippo Civati, Laura Puppato e Deborah Serracchiani rivolgono un appello agli elettori per un congresso aperto e per un partito alternativo al centro-destra. L'analisi delle criticità, osserva Nissei, ci vede concordi su un PD spesso ingabbiato da logiche correntizie, incapace di cogliere i cambiamenti del nostro tempo, ammalato di tatticismo e di personalismi, poco propenso ad ascoltare la base, il suo elettorato e la voce dei territori. Ed oggi anche Danilo Leva, ospite di Omnibus, ha espresso la speranza di avere un congresso aperto e non monopolizzato dal derby Renzi-Cuperlo. Il PD, che è molto complesso, di trovare le soluzioni e le formule migliori perché allora, si faccia un congresso vero in cui si affronti un tema altrettanto serio, che è quello dell'identità del PD. Sì, ma questo...
E questo riguarda gli scenari futuri, ma poi c'è un'attualità stringente quotidiana che inchioda all'esecutivo quei conti da sistemare. Dunque oggi importante è stato in Consiglio dei Ministri l'approvazione della nota di aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza. C'è quel 3% che riguarda il rapporto tra il PIL e il debito pubblico. Oltre il 3% si andrà, ha detto Letta, ma solo per pochi mesi, rivolgendosi agli italiani, ma soprattutto all'Europa che ci guarda e ci inchioda ai nostri impegni, quelli presi per rimanere tra i paesi virtuosi. I primi mesi di vita del governo hanno avuto una stabilità che non ha avuto seguito nelle ultime settimane, e questa instabilità pesa, sono convinto che siano tutti consapevoli di questo, e questo è il messaggio politico che vogliamo lanciare. Noi siamo... Si appella di nuovo alla necessità di mantenere la stabilità di governo. Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, mette le mani avanti perché i conti non sono buoni, almeno quelli presentati questa mattina al Consiglio dei Ministri, che in due ore ha licenziato la nota aggiuntiva al DEF, il documento di economia e finanza che sarà poi la base della legge di stabilità, ovvero l'ex finanziaria. E le cifre dicono che sì, il rapporto deficit-PIL al momento è al 3,1%, così come si mormorava da giorni, dunque sfonda, anche se di poco, il tetto del 3% che l'Europa chiede. Certo, alla fine dell'anno mancano ancora 3 mesi ed è proprio in questi che spera Letta, purché il governo possa andare avanti tranquillamente per recuperare quella virgola 1 che ci rende un po' meno virtuosi. Non solo, ma che ci costerebbe anche una multa di circa 3,4 miliardi di euro. E così lo ripete ancora una volta, mentre ammette che le previsioni sulla crescita vanno riviste al ribasso e che arriveremo ad un meno 1,7% del PIL, benché per l'ultimo trimestre di quest'anno lo scenario di crescita stessa sia realistico e possibile, come si affanna a dire il ministro Saccomanni seduto accanto a lui. Diverse invece le prospettive per il 2014 e per gli anni successivi. Le riforme fatte per circa 12 miliardi, le azioni messe in campo dalla restituzione dei debiti della pubblica amministrazione, già arrivati a quota 17,9 miliardi, agli incentivi per le assunzioni, porteranno il prossimo anno a vedere il segno più, addirittura un 1% pieno, dice Saccomanni, che sembra pronto a scommettere anche su un drastico calo dello spread che dovrebbe raggiungere quota 100 punti, dando ovviamente un bel taglio agli interessi sul debito che ogni anno dobbiamo pagare. E l'IVA? Per ora nulla di fatto. È una questione ancora aperta, ha detto il Presidente del Consiglio, ne discuteremo. L'aliquota però dovrebbe scattare il prossimo 1° di ottobre, 10 giorni appena, per risolvere il problema. Grazie. E la lettura data da Letta sull'instabilità politica che pesa anche su quel 3% non è piaciuta in casa PDL. La prima direzione la reazione è del senatore Bondi, che dice questa lettura non fa onore a Enrico Letta. In effetti c'è la recessione a pesare sui conti che non tornano. Non tornano i conti nelle casse dello Stato, ancor meno tornano i conti nelle casse dei comuni, che si sono visti togliere entrate sicure legate all'IMU e devono arginare le spese che comunque continuano a scadenzare ogni mese. Ci sono anche gli stipendi a rischio. In questo senso l'allarme di Fassino, almeno per oggi, ha avuto risposte concrete. Se entro domenica non saranno trasferiti ai comuni 2 miliardi e 400 milioni di euro per coprire le mancate entrate dovute alla cancellazione della prima rata dell'IMU, non potremo pagare gli stipendi di settembre. Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, ha lanciato questa mattina a Roma un nuovo allarme a nome di tutte le amministrazioni locali, le cui casse si sono svuotate. Immediata la risposta di Palazzo Chigi. In una nota il governo poco fa ha chiarito che proprio alla luce dell'urgenza manifestata oggi in Parlamento dall'ANCI, il governo adotterà agli inizi della prossima settimana i provvedimenti necessari ad assicurare ai comuni le risorse dovute. Insomma, gli stipendi di settembre a quanto pare non saranno a rischio. Fassino era intervenuto questa mattina in una audizione alle commissioni bilancio e finanze della Camera sulla conversione in legge del decreto con cui il governo, dopo un lungo braccio di ferro politico, ha cancellato a fine agosto il pagamento della rata IMU di settembre, lasciando i comuni a secco.
Fassino è stato chiarissimo. La prima rata promessa dal governo non è stata ancora trasferita, ha detto, invitando Palazzo Chigi ad intervenire, siccome le procedure richiedono tempi lunghi e le buste paga non si fanno il 29 settembre, ha aggiunto il sindaco di Torino, per i comuni ci saranno problemi di liquidità giganteschi. Del resto l'ANCI più volte in questi mesi ha sollecitato il governo ad un chiarimento, mettendo in evidenza le conseguenze della cancellazione dell'IMU sui bilanci comunali, fino appunto all'impossibilità di pagare gli stipendi ai dipendenti. Ma già il presidente della Commissione Bilancio, Francesco Boccia, del PD, aveva assicurato che il Parlamento avrebbe fatto pressione sull'esecutivo affinché la questione fosse chiarita rapidamente e che il provvedimento di copertura dell'IMU sarebbe arrivato al più presto. Ora la conferma l'ha data Palazzo Chigi, ma il 30 settembre è vicino, mancano soltanto 10 giorni e i soldi da qualche parte vanno trovati. Il rischio, inoltre, che la service tax risulti ancora più onerosa della vecchia IMU resta dietro l'angolo. Il rischio che vediamo come recepiscono i mercati tutto sommato in questa settimana, più attenti alle decisioni arrivate dalla Federal Reserve negli Stati Uniti, passata anche quella euforia, una giornata di investimenti più cauti, ci sono ancora nuovi dati che raccontano la contrazione nel nostro paese. Un timido segnale di ripresa pare ci sia, sarebbe in corso, dicono adesso, ma prima che venga registrato dalla statistica passerà un po'. Per l'esattezza, quanto l'azienda Italia vive in queste ore verrà ridotta a cifra certa a novembre. E così ora gli unici dati che arrivano al setaccio del mercato, mentre peraltro il governo ha le prese con quadrature difficili, riguardano luglio e dicono che nel primo vero mese d'estate l'industria nazionale ha sofferto ancora. C'è la 19ª contrazione su base annuale e questo tutto fa dire, tranne che su quel timido segnale si possa mettere la mano sul fuoco. Peraltro va registrato per onestà che su base mensile è tornato il segno meno, la parentesi si è insomma richiusa. I numeri di sinistra riguardano il fatturato, quanto si produce e la massa del prodotto finito. Male il mese, malissimo l'anno, meno 3,6%, cioè questo luglio rispetto al precedente. A destra c'è invece il futuro, gli ordinativi sono il prodotto che verrà, idem per il mese e per l'anno, meno 2,2%, comunque tanto. Che significa? Tutto quello che viene in mente che riguarda l'occupazione, meno prodotto, meno gente per produrre, meno lavoro, è purtroppo esatto. Si tratta di una tendenza che non si esaurirà prima del 2015, tanto per capirci il tasso di disoccupazione anche il prossimo anno, pur se verrà confermata la ripresa del PIL 0, qualcosa o un punto, non si alleggerirà. L'unico numero che lo fa ora, come noto, è lo spread. A parte le borse che tirano il fiato dopo il regalo della Federal Reserve che pomperà ancora liquidità, il venerdì orienta il nostro differenziale su una marcia intorno ai 240 punti, qualcosa meno della Spagna. In affidabilità lei ci aveva sorpassato, ma noi l'abbiamo risorpassata. La faccia sui mercati per ora è salva. Non si può che tornare anche a un giorno di distanza sulle parole, su quella lunga intervista di Papa Francesco, un ritratto inedito, nuovo della Chiesa che Papa Francesco vorrebbe, le aperture, i temi più volte toccati, delicati e scomodi in certi casi per il Vaticano, ma anche un inedito identikit di se stesso con un'analisi in certi casi anche dura sugli errori passati. Se a qualcuno fosse sfuggito il cuore del messaggio di Papa Francesco nelle 30 pagine di intervista apparsa ieri sulla Civiltà Cattolica, il pontefice ci è tornato stamattina in un'omelia durante la messa a Santa Marta. L'avidità ed il denaro sono la radice di tutti i mali. C'è qualcosa nell'atteggiamento di amore verso il denaro, ha osservato, che ci allontana da Dio. Ed anche nella Chiesa c'è chi idolatra il denaro. Da questo principio prende il via la riforma della Chiesa annunciata ieri, che non è burocratica o istituzionale, ma di atteggiamento. Una Chiesa, dice il Papa, che sia ospedale da campo dopo la battaglia, pronta a curare le ferite, riscaldare i cuori, pronta ad accogliere tutti, divorziati, donne che hanno abortito e si sono pentite, omosessuali. Bisogna sempre considerare la persona, è il messaggio che arriva con forza dalle pagine della Civiltà Cattolica. Qui entriamo nel mistero dell'uomo. Nella vita Dio accompagna le persone, noi dobbiamo fare lo stesso a partire dalla loro condizione, bisogna accompagnare con misericordia. Francesco pensa anche alla situazione di una donna che ha avuto alle spalle un matrimonio fallito nel quale ha pure abortito, poi questa donna si è risposata e adesso è serena, con 5 figli. L'aborto le pesa enormemente ed è sinceramente pentita, vorrebbe andare avanti nella vita cristiana. Che cosa fa il confessore? Il richiamo è ai prelati a non cercare il carrierismo, ma il servizio al prossimo. Verso di loro Bergoglio usa parole pesanti.
Ecco uno scapolone, ecco una zitella, li definisce il Papa. Non sono né padri né madri, non sono stati capaci di dare la vita. E proprio dare la vita deve essere l'obiettivo della Chiesa, che è madre e pastora. Su queste basi Papa Francesco promette di ripensare il ruolo della donna in una nuova teologia, perché ricorda dovunque si prendano decisioni importanti, il genio della donna deve essere presente. Papa che più volte in queste settimane ha ricordato e ha lanciato appelli per la situazione in Medio Oriente, la crisi siriana in particolare, appelli alla pace, in questo senso sulla gestione della guerra civile in Siria si attendono decisioni importanti nella prossima settimana, gli Stati Uniti incalzano e potrebbe in questa fase, pensate, proprio l'Iran avere una mediazione decisiva. Mai dire mai in politica. Dimenticate Ahmadinejad, l'ex presidente iraniano, che ogni settembre arrivava a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU con aria di sfida e attaccava Israele, con conseguente abbandono dell'aula da parte dei diplomatici occidentali. Vecchio copione. Oggi il volto con cui l'Iran sta per presentarsi alla diplomazia internazionale è quello sorridente di Hassan Rouhani, eletto da soli 3 mesi ma già protagonista di una virata di 180 gradi. Rouhani, che interverrà all'Assemblea martedì, lo stesso giorno di Barack Obama, si è fatto precedere prima da un'intervista rilasciata a un network americano e oggi da un articolo pubblicato sul Washington Post, ricco di frasi che solo un anno fa sarebbero suonate quasi assurde. È finita l'era delle faide sanguinose, l'ora del rispetto reciproco, scrive Rouhani, che invita gli Stati Uniti ad approfittare del mandato ampio che gli è stato conferito per ingaggiare quello che definisce un dialogo costruttivo, dando l'impressione che sulla questione nucleare il regime di Teheran sia pronto ad arrivare a un accordo con l'Occidente. Occidente che da anni accusa l'Iran di mascherare sotto il suo programma civile l'intenzione di dotarsi di armi atomiche. E del nuovo spirito di collaborazione Rouhani dà subito un esempio concreto. Annuncio, scrive nero su bianco, la disponibilità del mio governo a dare una mano per facilitare il dialogo tra il governo siriano e l'opposizione. Teheran come mediatore di pace in Medio Oriente forse è ancora un boccone troppo grosso da digerire per gli Stati Uniti. La Casa Bianca fa sapere che il dialogo c'è ed è apprezzato. Lo stesso Obama ha rivelato di aver avuto uno scambio di lettere con Rouhani, ma occorre che alle parole seguano i fatti. Non è stato escluso però che la prossima settimana a New York accada addirittura l'impensabile, cioè un faccia a faccia tra Rouhani e Obama. Sarebbe un evento che definire storico non è azzardato, il primo di questo genere dopo il 1979, l'anno della crisi degli ostaggi all'ambasciata americana di Teheran. Torniamo a casa nostra. Tra le preoccupazioni dell'esecutivo, senza dubbio anche in questa fase, c'è la gestione dei lavori in Val di Susa e parliamo della TAV, gestione della sicurezza sempre più complicata, viste gli ultimi episodi di protesta sfociati spesso in violenza nel cantiere. Ebbene, nel Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto questa mattina dal Ministro Alfano, si è deciso l'invio di altri 200 militari proprio per garantire il regolare svolgimento dei lavori. L'altra preoccupazione, non di queste settimane, ma di tante e tante stagioni italiane, l'evasione fiscale. Ci si è dedicato Monti, ci si dedica Letta in questo esecutivo delle larghe intese. Quante volte si è parlato dei redditi che sfuggono al fisco? Bene, potete ascoltare la storia e soprattutto le cifre di questa evasione totale di Monza per capire la portata dei fatturati che spesso sfuggono. Viveva con la sua famiglia in una grande villa con piscina e bagno turco a Lesmo, a Monza, e tra le sue proprietà c'erano anche un attico e un superattico ad Alghero, in Sardegna, 6 villette, sempre in Brianza, e 13 appartamenti, 43 capannoni industriali e 40 terreni distribuiti tra la Lombardia e la Sardegna. Ma nonostante questo impero immobiliare, l'imprenditore monzese Andrea Franco Oddo non pagava, secondo le indagini della Guardia di Finanza di Monza, neppure un euro di tasse. Non solo, il suo gruppo, la VS International Holding, azienda leader nella fornitura dei servizi alle aziende con 2.200 collaboratori in tutta Italia, pur fatturando 80 milioni non versava i contributi all'INPS e all'INAIL. L'imprenditore è stato così arrestato questa mattina, i suoi beni per un valore di 50 milioni sono stati sequestrati in via preventiva. Le accuse sono frode fiscale, evasione fiscale, indebite compensazioni d'imposta, omessi versamenti di ritenute fiscali operate nei confronti dei propri dipendenti. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni di irregolarità
sul conto di società del gruppo VS trasmesse dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate di Monza alla Procura della cittadina lombarda. Per non pagare i contributi previdenziali e le imposte all'erario, Andrea Oddo aveva ideato un sistema di false fatture dove i debiti venivano compensati con crediti IVA del tutto inventati oppure gonfiati, come si può notare da questo modulo F24 sequestrato dalla Guardia di Finanza. Dopo alcuni accertamenti, le Fiamme Gialle, nei primi mesi dell'anno, hanno inizialmente notificato i primi avvisi di garanzia a 6 amministratori e ai rappresentanti legali della società, i quali, dopo essere stati a lungo interrogati, hanno spiegato agli inquirenti come funzionava il sistema, indicando come unico grande regista Oddo. Una versione che ha convinto gli investigatori al punto che il GIP presso il Tribunale di Monza, su richiesta dei pubblici ministeri, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'imprenditore, che ora è detenuto nel carcere di Monza. Chiudiamo con il calcio, la stagione, lo sapete, è serrata, stretta poi dall'appuntamento mondiale in Brasile, dunque domani, pensate, già campionato, ma alle spalle ci siamo messi una buona settimana di Coppe Europee, 4 vittorie e un pareggio in Europa League, è andata decisamente bene. Esordio positivo per gli italiani in Europa League. Messi da parte i veleni del campionato, la Fiorentina bis messa in campo da Montella è stata più che sufficiente per avere la meglio sui modesti portoghesi del Passos de Ferreira. Protagonista della serata Giuseppe Rossi, bravo nel primo tempo a pennellare il cross da calcio d'angolo per la testata vincente di Gonzalo Rodriguez. E dopo il raddoppio lampo del giovane brasiliano Matos, realizzato un minuto dopo il suo ingresso in campo, il sigillo del Pepito tornato al gol in Europa dopo 2 anni e altrettanti gravi infortuni. Di misura invece il successo della Lazio contro quel Legia Varsavia, salito alla ribalta delle cronache più per le scorribande dei suoi tifosi che hanno seminato il panico per le vie della capitale. Il robusto turnover operato da Vlado Petkovic in vista del derby ha esposto la squadra a un grosso rischio, sventato dal prodigioso intervento del suo portiere Marchetti. Poi a inizio ripresa il gol vittoria realizzato da Hernanes dopo una scorribanda sulla fascia del giovane Keita. 3 punti e tanto ottimismo in vista della super sfida di domenica con la Roma. Importantissimo recuperare bene, non abbiamo tanto tempo di preparare la gara, ma sono convinto che i ragazzi daranno tutto per vincere la partita contro la Roma. E in questa guerra di nervi la risposta della Roma è il rinnovo contrattuale di Francesco Totti, che tra pochi minuti verrà ufficializzato nel centro di Trigoria con una conferenza stampa alla presenza del presidente giallorosso Pallotta. Per il capitano, prolungamento sino al 2016. Più complesso, ma oramai addirittura d'arrivo, l'accordo che cambierà la storia societaria dell'Inter. Ieri a Parigi, nella sede della Banca Lazar, Massimo Moratti ed Eric Thohir hanno raggiunto un accordo con cui il magnate indonesiano diverrà prossimamente l'azionista di maggioranza del club nerazzurro con circa il 70%, e con Moratti che quasi certamente non ricoprirà più la carica di presidente. Evento questo che chiuderà di fatto un'epopea lunga 18 anni e arricchita dalla conquista di ben 16 trofei. Con questo ci fermiamo, pubblicità, torniamo tra poco con gli aggiornamenti. Dunque 20 secondi dopo le 14, giusto il tempo di ricordarvi i nostri aggiornamenti, il nostro sito internet e per continuare a informarvi, così come la lunga pagina del TG Cronache tra poco tra i servizi. Torneremo sull'intervista che ha fatto il giro del mondo di Papa Francesco, quel suo modo di comunicare, quel suo linguaggio, la possibilità di arrivare così vicino al cuore delle persone anche con temi toccati, a volte scomodi per il Vaticano, e l'analisi del linguaggio di Papa Francesco, ma anche l'analisi del linguaggio dei politici. Ci soffermeremo su quelli di oggi, da quel personaggio del carosello tirato fuori da Enrico Letta, ma non ci fermeremo lì. Ci sono anche i linguaggi dei grillini e staremo a vedere. Tutto questo tra poco, TG Cronache, l'informazione torna alle 20, noi ci vediamo domani.